Buonasera a tutti gli spettatori dell'Associazione Identitaria Alta Terra di Lavoro per questa quarta puntata del ciclo storico che sarà stavolta in merito alla Seconda Guerra Mondiale, che soprattutto nelle nostre zone ha falcidiato migliaia di persone e avremo con noi due eminenti storici che tramite le loro ricerche hanno potuto constatare l'efferatezza dei crimini di guerra che hanno riguardato proprio le nostre zone. Ovviamente ci riferiamo soprattutto in particolare ai fatti del marzo 1944, che hanno fatto sì che Cassino oggi venga considerata città martire della Seconda Guerra Mondiale. Ovviamente, oltre alla distruzione di Monte Cassino, parliamo anche di altri fatti incresciosi che sono avvenuti durante il conflitto bellico. E avremo con noi anche Erminio De Biase, che è uno storico napoletano che ha fatto delle ricerche nelle scuole elementari della sua città e ha scoperto delle cose interessanti che vedremo successivamente. Adesso partiamo subito con una prima domanda al nostro amico Maurizio Zambardi, che è di San Pietro Infine. La domanda è questa: come mai gli alleati ritenevano così importante la città di San Pietro Infine, per la loro avanzata verso Roma? Buonasera a tutti, grazie Francesco per avermi coinvolto in questa iniziativa. Allora, io avevo preparato un PowerPoint per meglio mostrare ciò che illustrerò. In pratica, a partire dal 9 di luglio, con lo sbarco in Sicilia degli alleati, l'Italia si trovava coinvolta quindi da parte di questi stessi alleati nel percorso di liberazione dell'Italia. E una serie di attacchi, specialmente di bombardamento aereo, a partire ad esempio dal 19 di luglio del 43, con il primo bombardamento di Roma del quartiere San Lorenzo, dove morirono 3.000 persone e 11.000, altre 11.000 furono ferite, iniziò per l'Italia un periodo buio, un periodo triste, e proprio per questo motivo vediamo che con il 25 luglio c'è l'arresto di Mussolini e Vittorio Emanuele III nomina il generale Pietro Badoglio come capo del governo. Tutto questo perché ho voluto dirlo? Perché in pratica da questa data iniziano le operazioni che poi arriveranno alla stipula dell'armistizio di Cassibile, anche detto famoso armistizio dell'8 di settembre. Veramente fu stipulato 5 giorni prima, il 3 di settembre, in questa cittadina, questa in provincia, in questo quartiere, questo paese, insomma, in provincia di Messina. Poi però fu comunicato l'8 di settembre. Veramente a comunicare l'armistizio fu Eisenhower, poiché gli italiani stentavano a comunicare questo cambio di rotta, e loro avevano già in programma lo sbarco in Salerno della quinta armata del generale Clark, allora anticipa i tempi e alle ore 18:30 italiane Eisenhower comunica l'avvenuto armistizio. Un'ora dopo circa, quindi il generale Badoglio è costretto anch'egli a comunicare questo avvenuto armistizio. E che cosa quindi era successo, insomma, in questo periodo? Per ordine di Kesselring, l'Italia, nel punto dove lo stivale si stringe, nella parte più stretta dello stivale, vi erano tre linee difensive, cioè la linea del Volturno, la linea Barbara e poi c'era la linea Gustav, che è quella che a cui a noi interessa più da vicino. Questa linea Gustav era anticipata nella parte tirrenica dalla linea Reinhard, anche detta Bernhard, e poi dopo, successivamente, oltre la linea Gustav, che è questa rappresentata appunto in rosso, c'è la linea Hitler che passava per Cassino. Quella linea Bernhard, anche detta Reinhard, in realtà, come potete vedere,
è questa tratteggiata e passa proprio per Monte, parte dal Tirreno, dalle foci del Garigliano, risale quindi i monti Monte Camino, attraversa Monte Lungo, sale su Monte San Bucaro e continua poi fino ad arrivare a ricongiungersi con la linea Gustav. A San Pietro, perché tu mi hai fatto la domanda, perché San Pietro infine era considerata una città, considerato un villaggio importante da conquistare? Perché in pratica tra San Pietro infine e Montelungo passava una importante strada che era la via Casilina, che è la via Casilina, anche nota come strada statale numero 6, e questa era la strada interna più importante, perché vi era sì l'altra, la via Appia, che diciamo con queste arterie stradali costiere, ma erano soggette all'attacco via mare, quindi erano poco meno diciamo sicure, e quindi ecco l'avanzata che avviene proprio attraverso la via Casilina. E questo è proprio sulle alture, prime alture che si incontrano tra Montelungo e anche Monte Camino e Monte San Bucaro, c'è questo sbarramento trasversale alla via Casilina. Questa l'immagine accanto è il tessuto urbano del paese prima della distruzione, perché attualmente tutte queste il paese, come penso molti sanno, è stato raso al suolo ed è stato ricostruito più a valle. Attualmente è definito Parco della Memoria Storica ed è anche monumento nazionale. E questo è per rispondere alla prima tua domanda. È chiaro che poi, superato questo sbarramento, si accedeva a Cassino, e quindi superato poi anche Cassino vi era la Valle del Liri, che consentiva un accesso alla capitale, a Roma, molto più facile. Torneremo dopo dal nostro dottor Zambardi, adesso invece ci spostiamo un po' più a sud con il nostro amico Erminio De Biasi, che è stato già con noi nella prima puntata del ciclo storico, e noi lo conosciamo in particolare per delle ricerche su Garibaldi e sui fatti avvenuti durante il Risorgimento, ma c'è un'esperienza che non molti conoscono del dottor De Biasi, che riguarda appunto una ricerca effettuata nelle scuole elementari di Napoli, e lui ha scritto anche un libro inerente appunto questi diari che ha ritrovato, e adesso ce ne parlerà più nel particolare. La parola al dottor De Biasi. Buonasera a tutti. Sì, indubbiamente mi sono trovato per caso in questa ricerca, perché sistemando degli archivi delle scuole napoletane, alcune scuole napoletane, mi accorsi che nel periodo fascista gli insegnanti della prima fascia, cioè delle scuole elementari appunto, erano obbligati a tenere un diario degli avvenimenti interni ed esterni alla scuola. Quindi, mettendo insieme queste parole di diario di varie zone di Napoli, ho ricostruito le vicende della Seconda Guerra Mondiale attraverso gli occhi e il vissuto di insegnanti ed alunni di Napoli. E ne è venuto fuori un quadro abbastanza complesso, impressionante per molti aspetti, perché la cosa che più salta agli occhi, leggendo le parole di quegli insegnanti, era la miseria nera che regnava su Napoli. Impensabile. Immaginate, per esempio, che se pioveva, quando pioveva, in tempi normali, già all'inizio della guerra, molti alunni non potevano andare a scuola, perché una famiglia di 4-5, aveva 4-5 bambini, c'era un solo paio di scarpe, quindi bisognava fare a turno. Quell'infanzia è stata molto, molto colpita. Il regime di allora si preoccupava solamente e soprattutto della tessera del partito fascista, che imponeva ad insegnanti e ad alunni, dava qualcosa in beneficenza che veniva sottolineato come chissà che fosse, ma in effetti una classe, peraltro molto, molto più numerosa di quella di oggi, arrivando fino a 60 alunni, veniva sorteggiata due magliette, un paio di scarpe, qualche quaderno, nient'altro. Acqua che non toglieva sedi, chiaramente. E quindi l'aspetto di Napoli, una Napoli proprio misera, da brividire.
E questo è l'aspetto principale. Poi aggiungiamo a questa situazione già molto precaria di se stessi i bombardamenti che coprivano all'impazzata di notte, di giorno, durante le lezioni, di pomeriggio, in ogni momento. Quindi, mentre si faceva lezione, per esempio, bisognava scappare nei rigori. Alcune scuole erano fortunate che avevano rigore, altri invece dovevano scappare in qualche cinema vicino, in qualche palestra che stava nei dintorni, e non era una bella cosa. Bisogna sapere che Napoli è stata la città italiana più bombardata della seconda guerra mondiale, un totale di 105 bombardamenti per 232.000 mani distrutti, 22.000 morti. Ah, perché è stato bombardato di più? Perché dal suo porto partivano navi con rinforzi per i soldati italiani che stavano in Africa. E le offensive aeree non cessarono nemmeno quando non fu minacciato di nessuno. Gli americani, soprattutto gli americani, avevano speratamente demolito la città con i bombardamenti aerei quando era la base logistica, e anche dopo, allo solo scopo di terrorizzare la popolazione. I tedeschi venivano definiti invasori, che erano stati definiti dalla storia, descritti sempre come cattivi della situazione, non erano arrivati a tanto, nemmeno quando successivamente, dopo aver preso la città, cominciarono loro con questi bombardamenti. Praticamente gli americani facevano quello che volevano, usavano perfino via Caracciolo come pista di atterraggio per gli ufficiali. Chi comandava questo esercito era il generale Clark, definito l'angelo sterminatore del sud Italia, che doveva comandare l'esercito di liberazione. Ogni tanto usano la parola liberazione, la usavano i piemontesi nell'860, l'hanno usata adesso nella seconda guerra mondiale, la usano ancora quando devono andare a prendersi il petrolio in Iraq o nel Medio Oriente, perché ogni tanto vengono liberati da qualcosa. Comunque, dicevo, questo Clark, il generale Clark, appena spaccato a Salerno, ordinò bombardamenti a tappeti, perché bisognava terrorizzare la popolazione. Ma in effetti questo Mark Clark è stato l'omologo novecentesco del generale Enrico Ciardini, di Bentista Memoria, quello che fu definito il macellaio dell'esercito piemontese dell'Ottocento. E ancora una volta, proprio come accadde un secolo e mezzo fa, il potere andò a finire in mano a chi non doveva andare. Perché, per esempio, il comandante di Napoli del governo militare alleato, siamo Charles Poletti, aveva come suo consigliere personale niente di meno che Vito Genovese, l'ex capo della mafia americana, che a sua volta era in stretti contatti con la malavita locale. Molti sindaci dei paesi, infatti, erano uomini suoi. Quindi, Napoli ricevette danni da tutte le parti, da sopra e da sotto. Stringa presente, ci cerca ogni tanto di saltare sul carro dei vincitori, definendoci gli alleati, e noi a un certo punto i tedeschi che erano alleati diventavano i nostri nemici, e gli alleati fra di loro i nostri alleati. Non è vero, perché i cosiddetti alleati, americani, francesi, inglesi, ci trattavano sempre come vinti, in Italia che come nei loro campi di prigionia. I benemeriti, i loro alleati, oltretutto, quando sei a Napoli, si ti dà la pazza gioia. Non sapete quello che hanno combinato. Tagliavano, per esempio, le tele dalle luci del Palazzo Reale, portavano via intere raccolte di porcellana da Capodimonte, ripulivano la dimora di facoltosi concittadini, come ad esempio quello di Achille Lauro, futuro sindaco di Napoli, spedendo i pezzi più voluminosi d'Inghilterra, imballati dentro casse con la connivenza della Marina Britannica. E questo lo dice lo stesso inglese, uno di loro, che ha scritto un libro molto interessante, si chiama Napoli 44, che consiglio vivamente di leggere. Addirittura sono da sapere che nemmeno i pesci tropicali del famoso acquario partenopeo furono risparmiati. Finirono in pentola nei primi giorni della liberazione, sempre liberazione, fu il piatto forte, il banchetto riservato al generale americano Clark. C'è un lamantino, un pesce tropicale pregiato, una collezione unica nel suo genere, quindi bollito e servito con salsa a base d'aglio per il gusto degli americani. Del generale americano, mentre a Napoli si faceva la fame. Bene, ringraziamo il dottor Erminio De Biase. Torniamo più a nord con il nostro Maurizio Zambardi per porgli una seconda domanda proprio su San Pietro Infine. Prima abbiamo parlato, ecco, in linea generale di queste linee che tanto interessavano agli alleati e che i tedeschi hanno difeso per svariati mesi. E adesso però concentriamoci, ecco, su alcuni casi di veri e propri crimini subiti dalla popolazione di San Pietro Infine durante la Seconda Guerra Mondiale.
La parola a Maurizio Zambardi. Allora, ho detto prima che questo sbarramento della linea difensiva, la linea Reinhard, era fondamentale perché in qualche maniera serviva per preparare la più importante linea Gustav. Tra Montelungo e San Pietro in Fine i tedeschi avevano posto delle postazioni, si erano proprio arroccati, asserragliati e impedivano quindi qualsiasi collegamento con la Casilina e questo attraversamento con la Casilina. Al paese che cosa accade? Al paese accade che proprio la sera dell'8 di settembre del 43 arriva in piazza una camionetta con militari tedeschi che prendono in maniera abbastanza decisa e anche quasi violenta, prendono possesso del paese, fanno un giro e individuano nel palazzo più importante del paese, qua possiamo vedere una panoramica del paese prima della distruzione, nel palazzo Brunetti, che era un palazzo abbastanza signorile, che godeva di un era dotato di un bel terrazzo che affacciava sulla valle e quindi sulla Casilina, decidono quindi di impiantare il loro comando proprio in questo palazzo, mentre ecco, questa è un'immagine, si vede la montagna Monte San Bucaro, il paese che è arroccato alle pendici di Monte San Bucaro. Qua c'era il palazzo Brunetti con il comando tedesco, mentre le truppe si trovavano nella zona più a valle, e qua possiamo vedere appunto la Casilina nella parte più bassa della diapositiva. Quindi questa cerchiata in giallo per far capire attualmente il paese nuovo dov'è che si trova, per chi magari conosce San Pietro in Fine, e questo ormai è il parco della memoria storica, anche dove ci sono i ruderi delle case. A San Pietro in pratica che cosa accade? Che i tedeschi cominciano le operazioni di impianto della linea difensiva e vogliono che i sanpietresi vadano via dal paese, e quindi vi è un'evacuazione del paese, vengono rastrellati tutti i civili, almeno quelli che erano rimasti in paese, vengono portati nella parte bassa del paese, vengono ammassati in queste grotte, in queste cavità. Qua c'era una sorta di ufficio dei tedeschi e qua invece venivano ammassati in attesa dell'arrivo dei camion tedeschi, sempre venivano poi fatti salire su questi camion e venivano portati nelle retrovie, cioè verso Roma e verso diciamo l'Alta Italia. Altri sanpietresi che cosa avevano fatto? In un primo momento si erano rifugiati nelle caverne della montagna, caverne naturali. Poi però alcune cannonate alleate avevano purtroppo centrato alcune di queste caverne e c'erano stati dei morti. Allora riuscirono alcuni ingegnosi sanpietresi a capire che nel vallone ovest del paese, scavando al di sotto del paese, grazie anche a un terreno abbastanza friabile, si riusciva a poter ricavare delle grotte che potevano essere la loro salvezza in caso sia di bombardamento aereo, che però non ci fu, oppure anche a seguito di un cannoneggiamento alleato. Tanto è infatti che il paese è stato distrutto proprio dai cannoni degli alleati. Le grotte si trovano proprio protette dall'altura stessa del paese. Il cannoneggiamento avveniva da questa parte. Questa parte cerchiata, questo cerchietto rosso, indica proprio il comando tedesco. Ci furono, sì, come hai detto tu, Francesco, ci furono degli episodi abbastanza tragici. Questa è un'immagine del paese scattata dagli inglesi nell'ottobre del 43, ottobre-novembre del 43, e vediamo le postazioni, come erano disposti i tedeschi. Quindi c'era il comando nel palazzo Brunetti, due carri armati che però facevano da spola avanti e indietro, dando l'impressione, rispondevano al fuoco diciamo alleato
dando impressione che fossero più di quelli che erano in realtà, e poi c'erano dei mortai che stavano sempre nello stesso vallone dove si trovavano le grotte della valle, e con questi mortai cercavano di controbattere all'attacco alleato. Purtroppo un giorno, il 14 di ottobre, accadde un episodio drammatico, perché dopo l'armistizio tanti soldati italiani si trovavano allo sbando, non avevano più direttive dall'alto, non sapevano che cosa fare, e molti cercarono di fare ritorno nelle proprie case, molte di queste site nel sud Italia o anche in Sicilia. Trovarono purtroppo lo sbarramento proprio tra San Vittore, San Pietro Infine e Mignano, perché gli alleati avevano, per bloccare i tedeschi, avevano bombardato la linea ferroviaria Mignano-Roccadevandro, che sarebbe Roccadevandro, sarebbe quella di San Vittore, ed erano per cui non si poteva più procedere, e molti militari italiani che stavano facendo rientro nelle proprie case del sud si trovarono bloccati e si rifugiarono quindi nel paese, tra la popolazione. Un giorno, dicevo, il 14 ottobre, purtroppo dei tedeschi riescono a individuare, diciamo, una mezza dozzina di uomini, li rincorrono e li mitragliano, e quindi vengono purtroppo ammazzati e poi portati all'interno dei ruderi di una chiesetta, la chiesetta di San Leonardo, e coperti, pensate, soltanto con il vecchio portone che era ormai divelto. Qualche giorno, qualche settimana dopo, e precisamente dal 9 di novembre fino al 15 di novembre, accadono fatti terribili. Ci furono degli eccidi tedeschi che si verificarono in località Cerrete. Per farvi capire, qua è attualmente il sito del paese distrutto, ora Parco della Memoria Storica, e qua a pochi chilometri, un paio di chilometri circa, c'è la località Cerrete. E che cosa accadde in questi giorni? Vedete, il 9 di novembre del 43, due sanpietresi vennero sorpresi dai tedeschi con degli abbigliamenti sottratti a soldati tedeschi morti. Qualcuno parla che avevano prelevato gli stivali per poterseli mettere loro, visto che era inverno. Altri addirittura parlano che c'era stata un'imboscata, perché si temeva che questi potessero in qualche maniera attaccare le sommeggiate di rifornimento della linea del fronte. Comunque, qualsiasi sia stata la motivazione, di questi due uomini furono, uno si chiamava Giuseppe Matera, fu fucilato, mitragliato davanti alla propria famiglia, l'altro, Antonio Colella, di 40 anni, riuscì a scappare, fece questo percorso e si rifugiò, vistasi impedita, diciamo, la fuga da un'altra truppa, altri tedeschi che avanzavano in senso contrario, si rifugiò in una grotta scavata di proprietà della famiglia Gatti, dove si trovavano altri civili. Raggiunsero questa grotta i tedeschi, ordinarono civili, donne e bambini fuori, alcune donne e altri uscirono, altre invece vollero rimanere, pensando che la loro presenza avesse in qualche maniera salvato i loro congiunti o i loro familiari. I tedeschi non ebbero pietà, mitragliarono all'interno e ci furono 5-6 morti. Qualche giorno dopo, il giorno dopo, il 10 di novembre, altre due persone morirono, due mariti. Pensate, la donna era andata in cerca di acqua e il marito, non vedendola tornare, va alla sua ricerca e la trova morta. Cerca di raggiungerla, ma viene anche egli fucilato, mitragliato, e quindi muore anche egli. Poi successivamente in località
fu Ossera. Ci fu un altro eccidio di 7 persone, addirittura una famiglia intera fu sterminata. Fu ordinato l'ALT, questi che non capivano. La madre fu l'unica che non morì sul colpo, fu ferita alla gola e, pensate, cercò di spostare i figli dal fossato dove erano caduti, temendo che l'acqua piovana potesse portarli via. E ferita com'era, cercò rifugio in paese, ma la ferita purtroppo si infettò e morì dopo pochi giorni. Qualche giorno dopo, stiamo parlando sempre del novembre del 43, altre due madri che si trovavano ricoverate nelle grotte della valle, soffrendo la fame, vedendo i loro figli che chiedevano sia da bere che da mangiare, si avventurano, vanno a valle del paese. Pensate che queste due madri, la prima era Maria Antonia Mastantuono, era madre di 7 figli, e l'altra era Angela Ferri, madre di 2 teneri bambini. Si avventurano, vanno verso la fonte Maria Santissima dell'Acqua, che purtroppo era off limit, nel senso che vi era lo sbarramento della linea difensiva. Oltrepassano il filo spinato, i tedeschi le vedono, impongono l'alt, ma le due madri spaventate corrono cercando riparo nella parte posteriore della chiesetta, che sarebbe questa qua, la chiesetta della Madonna dell'Acqua. Vengono mitragliate, Maria Antonia muore sul colpo, mentre Angela Ferri viene ferita gravemente ad una gamba, si trascina, fa un giro molto più lungo per poi ricoverarsi andare a cercare riparo in una casa. Viene soccorsa, ma la ferita era troppo grave, per cui muore dissanguata. Poi abbiamo un altro episodio, questa volta però dovuto non alla rappresaglia tedesca, ma dovuta a un errore degli alleati. In pratica, il 14 di dicembre del 43, penso che tutti sanno che già l'8 di dicembre inizia la liberazione, inizia l'attacco di Montelungo da parte degli alleati, che mandano gli italiani proprio alla conquista di Montelungo, e subiscono tantissime perdite, e dall'8 fino al 17 di dicembre il paese è sottoposto a cannoneggiamento talmente intenso da ridurlo poi in macerie. Il 14 dicembre si viene a sapere che una delle cisterne del paese, perché l'approvvigionamento idrico del paese anteguerra avveniva attraverso la sorgente fonte Maria Santissima dell'Acqua, ma molte case avevano delle cisterne dove veniva convogliata l'acqua piovana, ma i tedeschi, per mandare via i civili, le avevano tutte inquinate, buttando carcasse di animali all'interno. L'unica scampata, perché non si erano accorti della loro presenza, era una cisterna posta all'esterno del paese, comunque vicino al comando tedesco. Ma a un certo punto gli italiani, questi civili, per 3 giorni consecutivi attingono acqua da questa cisterna. Una vedetta alleata da Monte Rotondo vede spostamento di civili con sul capo degli oggetti, molti erano dei bottiglioni di vetro, scambiandoli per il loro luccichio, per proiettili, cannoneggiano. E una di queste cannonate, insomma, c'entra in pieno la grotta dove si erano rifugiate, e morirono oltre una dozzina di civili, di cui 11 sono state riconosciuti anche i nomi dei morti, dei civili sanpietresi. Questa è l'immagine che mostra il paese distrutto, quindi proprio perché era diventato bersaglio da parte degli alleati. E il 17 di dicembre gli alleati entrano poi in paese, ormai abbandonato dai tedeschi. Ci sono, nonostante magari gli alleati abbiano distrutto il paese, però i sanpietresi
omaggiano perché hanno capito che ormai il fronte è passato, i tedeschi sono andati via e si raccolgono vittime non soltanto tra i civili ma anche tra i militari. E poi nel mese di febbraio-marzo vengono, ma già da prima, già dall'inizio, diciamo da dicembre, un famoso regista, John Huston, effettua tutta una serie di riprese che le inserisce in un documentario molto famoso chiamato Battle for San Pietro, battaglia per San Pietro, dove oltre alla conquista del paese si vedono nella parte finale tantissimi bambini e civili che riprendono a vivere dopo la guerra. Ringraziamo il dottor Zambardi per il suo contributo sulle vittime, purtroppo, ecco, quanti soprusi ha dovuto subire la popolazione durante la Seconda Guerra Mondiale. Torniamo dal dottor De Biase. Prima abbiamo parlato dei bambini napoletani, ma adesso cambiamo un attimo discorso. Andiamo proprio agli scugnizzi che furono i protagonisti assoluti delle quattro giornate e se ce ne può parlare nel merito. Senz'altro, però credo che bisognerebbe sgombrare il campo da un grande equivoco, perché Napoli è conosciuto solamente già nella Seconda Guerra Mondiale per le quattro giornate, le cosiddette quattro giornate, e ottenne anche una medaglia d'oro proprio per queste quattro giornate. Nella motivazione di questa medaglia, però, sarebbe stato logico accennare alla resistenza che aveva avuto contro le selvagge aggressioni dal cielo per anni. Napoli è stata bombardata per anni, non dimentichiamo. Bombardamenti hanno fatto stragi di donne, di vecchi e bambini, soprattutto bambini. Hanno distrutto edifici, monumenti, chiese, sempre per abbattere il morale e la resistenza della popolazione. Quindi Napoli, però, nonostante questo, è stata bombardata solamente per avere in corso e sparata addosso ai tedeschi negli ultimi giorni di settembre del 1942. Le quattro giornate di Napoli poi ebbero un'eco maggiore per diffusione nel 1962, grazie a un film di Nanni Loi, che è esatto le geste dei napoletani. Ci furono indubbiamente sparatorie, i tedeschi reagirono, spararono, però la cosa è stata quanto enfatizzata. Gli scugnizzi sicuramente ci sono stati, Napoli è sempre stato pieno di scugnizzi di ragazzini, scuole di bande, abbandonate le famiglie, poi in quella situazione immaginiamo un po' quanto ce ne dovessero essere. Solo limitatamente a quei quattro giorni, anzi dovrebbe essere tre giorni, perché il 30 settembre esiste una documentazione in cui il 30 settembre i tedeschi già a Napoli non c'erano più, ce l'erano già andati. Da testimonianze ascoltate da ragazzi, di persone che l'hanno vissuto quei giorni, a parte dare addosso ai tedeschi, ripeto, già si stavano ritirando. Gli sparatori sono innegabili, comunque i tedeschi già si stavano ritirando, i napoletani hanno corso appresso. Facendo noi al proverbio napoletano che dice un po' gli aiutano, successe anche un po' di tutto. Per esempio, assaliti i negozi, rubato il povero c'era da rubare, praticamente si fece un po' di tutto. Ci fu qualche vendetta privata, gli astellamenti, la caccia al fascista, tutto al contrario di tutto. E molti, molti emessero solamente dopo, quando tutto era finito, per prendersi in mezzo. I scugnizi, c'erano uno scugno famoso, Gennaro Capozzo, a cui è dedicata anche una scuola, che fu sparato dai tedeschi. Indubbiamente la guerra era durante, si sparava da tutte le parti. Ma siamo sempre là, si vede sempre a Sant'Ugo. Si ricordano per esempio le quattro giornate di Napoli del 1943, ma non si è mai parlato delle tre giornate di Napoli nel 1799, quando i francesi invasero Napoli e i napoletani, stranamente in quel caso venivano definiti lanzari, fecero scudo, muro, il proprio corpo contro le baionette e le pallotte dei francesi. Ci fu una resistenza accanita di tre giorni, difficilmente viene ricordato, difficilmente se ne parla. Anzi, nel libro di storia non c'è proprio traccia di questo episodio, perché la storiografia ufficiale vuole che il famoso 1799 sia un prodromo del risorgimento d'Italia, così come definì Benedetto Croce. Ma diciamo, se continuiamo a parlare del 1799, ci fu fuori di rimanendo a Napoli, ci fu anche che molti ragazzini si industrializzarono, perché dovettero fare di necessità virtù. Si racconta che bande di ragazzini si mettevano insieme per fregare soldi agli americani, chi gli americani una volta sono bravi solo a bombardare, una volta sale sul terreno, poi si può dire che valgono molto molto meno. Questo lo insegna anche la guerra di Vietnam.
Addirittura mi raccontava mio padre che si vendevano americani interi, li facevano ubriacare, poi i ragazzini li portavano da qualche parte, questi li spogliavano, panni, scarpe, tutto quello che c'era da pigliare, se le pigliare se le portavano, quindi facevano merce di scambio o qualche altra cosa. Non so. La capacità di sopravvivenza in napoletana, che emerge già da piccoli, i bambini, allora ebbe una sollecitazione non indifferente. Questo per quanto riguarda le. Dal mio punto di vista, per la ricerca fatta nelle scuole, come ho già detto prima, alcuni bambini erano eroici, ma non perché abbiano combattuto, proprio come le famiglie. Quando venivano bombardate, la città, correvano a prendere i fratellini più piccoli, li pigliavano dalle culle, li riparavano, li portavano nei ricoveri, dove poi cominciavano a giocare insieme agli altri. La mattina molti di questi ritardavano a scuola, non ci andavano, se ci andavano andavano con 2 ore di ritardo, perché già dalle 5 di mattina erano messi dalle proprie madri, a fare la fila per il carbone, per qualche poco sostanza alimentare che si potesse vendere, e c'erano delle file lunghissime, stancanti, squilibranti, e secondo me i bambini qua sono stati molto eroici, anche sotto, ripeto, sotto qualsiasi situazione atmosferica. Anche quando pioveva. E il problema principale, sempre quello che viene fuori da quei famosi diari di scuola, la mancanza di scarpe e di vestiti. Le scarpe erano fondamentali, non ce ne stavano. Secondo me, un paio di scarpe è il simbolo più emblematico della miseria delle famiglie napoletane e dei bambini, che nonostante tutto comunque hanno aiutato, perché hanno potuto fare, ripeto, le famiglie. Si sono sobbarcati a dei compiti che molto, molto più grandi loro. Sono cresciuti, sono maturati in quella triste situazione. Bene, ringraziamo il dottor De Biase. Una domanda al dottor Maurizio Zambardi a proposito del bombardamento di Cassino del 15 marzo 1944, che è avvenuto esattamente un mese dopo quello di Monte Cassino. Purtroppo in questo caso il bombardamento non ha riguardato solo Cassino, ma anche la città di Venafro. Ce ne parli più nel particolare. E quello stesso giorno venne bombardata anche Venafro per sbaglio. Ci furono un centinaio di morti tra civili e tantissimi morti anche nelle fila degli alleati, perché ormai Venafro era retrovia. A tal riguardo volevo proprio parlare della testimonianza che mi ha lasciato mia madre, che era di San Vittore, un paese che si trova tra San Pietro Infine e Cassino. Una piccola parentesi: San Pietro Infine è anche monumento, oltre ad essere monumento nazionale, è anche medaglia d'oro per il merito a merito civile, proprio per tutto ciò che ha patito durante la guerra. E dicevo, mia madre all'epoca aveva 12 anni, aveva 2 fratelli, uno di 18 e un altro di 16 anni, e una sorella più piccola di 9 anni. E lei mi ha raccontato che l'11 di settembre, quando ci fu quel bombardamento della linea ferroviaria Mignano-Roccadevandro, lei era presente, e morirono quel giorno 44 militari e 9 civili. Da quel giorno lei con la propria famiglia, con i suoi genitori e con la nonna, affrontarono un percorso che, dopo tante peripezie, li fece arrivare proprio a Venafro, e trovarono in un primo momento rifugio presso la casa di un certo Giovannino, che era un verdumaio di Venafro che faceva il mercato a San Vittore prima della guerra, e quindi lo conoscevano, e chiesero riparo a questo verdumaio, e disse loro: questo Giovannino, se volete vi potete mettere qua, ma non c'è posto, letti non ce ne sono, cioè non va niente, basta anche a terra, ci possiamo stendere a terra, basta che stiamo al coperto. Rimasero là qualche giorno, poi i miei nonni, cioè i genitori appunto di mia madre, cercarono rifugio in Santa Chiara, nel convento di Santa Chiara, e riuscirono a trovare un angoletto e si rifugiarono lì. Purtroppo, dopo 2 o 3 giorni, morì la nonna di mia madre, che poverina aveva
attraversato tutta la montagna scalza, con il freddo, senza mangiare, senza bere, e la portarono al cimitero di Venafro. Inoltre, che cosa successe? Che il padre, mio nonno, il padre di mia madre, con i due figli, uno di 16 e uno di 18 anni, furono, che andavano in cerca di cibo, furono scambiati per spie, perché Barbalunga, tutti malandati, e furono arrestati dall'esercito alleato. Mia nonna, che non li vedeva tornare, andò dai carabinieri per chiedere notizie, e loro la rassicurarono, disse probabilmente li avranno presi gli alleati, pensando a qualcosa di più grave. Andarono quindi, spiegarono che in realtà erano degli sfollati che avevano diciamo trovato rifugio nelle retrovie, e furono liberati, però passarono una notte diciamo nel chiuso di un carcere. Poi in quei giorni, insomma, che la guerra sembrava passata, almeno in quella zona, avevano trovato lavoro. Gli uomini della mia famiglia avevano trovato lavoro nel posizionamento di cavi elettrici, mentre mia nonna aveva trovato lavoro nel lavare i panni ai soldati militari. Li pagavano con mangiare oppure con poca moneta. Il 15 di marzo, quando tutto sembrava ormai, i venti disastrosi della guerra sembravano passati, ci furono queste bombe di aereo che arrivarono, ci fu panico da tutte le parti. Mia madre mi raccontava che lei e la sorella più piccola di 9 anni si rifugiarono in un'enorme botte di vino vuota. La madre, che stava in campagna, diciamo lavando i panni a questi americani, scappò di corsa verso il loro rifugio e riuscì a trovarle chiamandole disperatamente, e poi dopo con una scala, insomma, riuscirono a farle uscire. La loro permanenza a Venafro fu di 5 mesi, e poi dopo ritornarono, quando poi il fronte ormai era andato anche oltre Cassino, insomma, ritornarono a San Vittore, e lo trovarono anche questo paese distrutto, come del resto lo era stato anche San Pietro Infine. Ringraziamo il dottor Maurizio Zambardi per questa interessante disamina, e torniamo dal nostro professor Erminio De Biase. Per quanto riguarda, ecco, la situazione della Napoli post bellica, in cui in pratica, ecco, si viveva una situazione di grave degrado sociale, come descritto un po' nella commedia Napoli milionaria di Edoardo De Filippo, messa in scena per la prima volta nel 1945, e nel romanzo La pelle del 1949 di Curzio Malaparte. Quindi possiamo dire una situazione di degrado sociale, di prostituzione, di povertà. Hai fatto degli accenni prima, però ecco, adesso parlane in maniera più esaustiva. Grazie, la parola al dottor De Biase. Sì, indubbiamente la situazione, abbiamo visto quello che non si discute. Malaparte parlò di Napoli a suo modo, però, ripeto, specialmente lui si è divertito a dipingere a Fosca e Tinta la Napoli, delle donne di Napoli, praticamente se ne salvano pochissime. Però ti posso dire, sempre da testimonianze raccolte in giro, di quante ragazze, di racconti che si facevano, che molte ragazze, anche molte donne, si sono salvate andando, per esempio, la sera, andavano a letto presto per non sentire i morsi della fame. E non hanno fatto la fine che purtroppo hanno fatto le altre. Molte donne napoletane riuscirono a farsi sposare. E fortunatamente, questo me lo raccontava mio padre, se prima erano state trattate come prostitute, poi in quanto tale si fece convincere gli americani a far sposare gli emigrare in America. Purtroppo le scene di miseria che si raccontano sono infinite. Faccio un esempio. Adesso noi entriamo in una macelleria, una salumeria, ci divertiamo a guardare ogni tipo di taglio di carne, di affettato, di conservato. No. Allora, le macellerie più ricche, per esempio, appendevano frattaglie e testi di pollo con il becco spezzato, intestini di pollo, zampe di vitello, pezzi di trachea.
Adesso sicuramente stracciamo il naso, non pensiamo a questo tipo di alimentazione, ma allora era ricchezza e pochi riuscivano a mangiare. Napoli fu distrutta interamente come macerie materiale e morale. Vorrei aggiungere che oltretutto, dopo i bombardamenti americani, dovete subire anche i bombardamenti tedeschi, come se non fossero passati quelli di prima. Chiaramente i tedeschi per ripicca tornarono a bombardare, vennero a bombardare Napoli. Ciò servì da spunto agli inglesi e agli americani, nei loro giornali, di sottolineare la realtà dei tedeschi quando bombardavano. Insomma, in altre parole, i buoi chiamavano condotti di asili. In un modo o nell'altro, comunque si divertivano tutti con la nostra città. Dimenticando, per esempio, anche i bombardamenti inutili che avevano fatto gli americani. Ci fu un bombardamento, per esempio, a Benevento nel 1943. È inutile che non c'era motivo di bombardarli. In quell'occasione la cattedrale, l'antica cattedrale di Benevento, fu demolita quasi, ma se lo scheletro. Successivamente scomparvero le porte di bronzo e se si va a leggere la cena lapide o da qualche parte, la colpa chiaramente fu dei tedeschi. I tedeschi, secondo questi, portarono via le porte. Quando ha detto prima l'amico prima sui bombi tedeschi sbucagliavano senza pietà e senza ritegno sulle donne, sulle persone, su tutti quelli che si muovevano. Poi è una cosa strana che esistono rapporti ben dettagliati, ben precisi sulle condizioni fatte dai nazisti e dai tedeschi e ben poco su quando erano fatti gli alleati. Sappiamo che proprio dalle vostre parti, successivamente, quello che hanno fatto le truppe coloniali francesi, che hanno stupro indiscriminato la popolazione, madonna, bambini, addirittura vecchi, ma una cosa criminale. Tornando a Napoli, concludo. Napoli, ripeto, città medaglia d'oro della Resistenza, e mi piace chiudere con la testimonianza di insegnanti, da maestri, io ho messo il libro che tu hai citato prima, è questo, che ho citato prima, con bellissime parole, descrive la situazione in maniera, secondo me, ineguagliabile, e sono queste. La nostra cara e bella Napoli ha visto dal pomeriggio il 4 dicembre susseguirsi le offese nemiche che tanti lutti hanno arrecato a molte famiglie ed hanno distrutto in pochi minuti i patrimoni che erano il frutto del lavoro di intere generazioni. Alla sistematica malvagità dei gangsters volanti che credono di piegare col terrorismo le popolazioni inermi, Napoli, danneggiata nelle sue chiese secolari, nei suoi edifici superbi, nei suoi ospedali, è ora meritatamente designata grande mutilata. Mutilate nei suoi edifici, ma non nel suo animo, oppure la saldezza dei suoi nervi, la fierezza della sua volontà tutta tesa in un'inflessibile capacità di resistenza. Il popolo napoletano, fiero e calmo, ha seppellito con riverenza i suoi morti, ha curato con amore i suoi feriti, ha guardato con occhi asciutti le mutilazioni arrecate ai suoi palazzi, alle sue chiese, ed ha sofferto con dignità, senza muovere mai un lamento, né piegarsi mai. Napoli non si piega sotto i bombardamenti. Sono parole queste che sembrano strane, detto da una donna napoletana. Parole bellissime, a te, tragicamente sublimi. E nessuno mai, è stato sempre difficile, non ho mai letto qualcosa di simile in altre circostanze. E comunque queste parole rivelano una fierezza d'animo, un orgoglio inimmaginabile, un patrimonio della napoletanità e dei napoletani, la maggior parte dei quali purtroppo non sa nemmeno di possedere, cioè lo sanno, ma o se ne dimenticano, purtroppo non me ne evidenzio. Da Seconda Guerra Mondiale in poi noi viviamo ancora le cicatrici di quella guerra. Si vede per le strade, nelle strade, nonostante le nuove costruzioni, i comuni ancora scheggiati, e fino a pochi anni fa, quando erano ancora in vita, le persone anziane rammentavano quei momenti sempre con le lacrime agli occhi. E purtroppo sono feriti che non possono essere dimenticati. Non possono... Se ne può parlare nei libri di storia, ma chi l'ha vissuto direttamente, vedo, ormai sono quasi tutti morti, hanno portato con loro questo dolore fino alla fine. Un ringraziamento al dottor De Biase per queste storie di vita vissuta che davvero ci riempiono il cuore di commozione. Sono cose che spesso non si trovano, ecco, nei libri, perché a volte la storia viene raccontata dai vincitori a modo loro. Se ci può far vedere meglio la copertina di quel libro che ha inquadrato prima, perché non si è vista. Perfetto.
Questo è un consiglio per i nostri spettatori perché, ecco, il sapere quello vero, spesso non si trova in televisione e lo dobbiamo trovare su canali alternativi. Ringrazio, i studiosi che sono stati con noi stasera, Erminio De Biasi e Maurizio Zambardi. Un saluto ai nostri spettatori e Grazie un ringraziamento speciale anche all'associazione Le Tre Torri e Ad Flexum, che collaborano attivamente insieme all'associazione identitaria Alta Terra di Lavoro. Questa quarta puntata del ciclo storico si concluderà con un brano dei Controra. Saluti a tutti. Arrivederci. Ciao. Seguirà un brano dei Controra che è stato ritrovato proprio da loro, che era cantato dalle donne di Caira, una frazione di Cassino, dopo uno dei tanti bombardamenti. Badoglio fece l'armistizio e i tedeschi se ne scapparono e a Cassino si sono fermati per combattere per morire e a Cassino si sono fermati.